Un commento dall'altra parte della barricata, abbiamo sentito il mister Delignano, il presidente, una bellissima partita di Delignano, un ottimo arco d'antesi, ben disposto in campo, questo episodio che ha un po' rimesso in piedi la partita, due squadre che probabilmente andranno lontano in questo campionato, perché sono due formazioni ottime. Allora, sicuramente il risultato rispecchia bene o male i valori in campo, nel senso lo trovo corretto. La cosa che credo tutti, non solo Arconatese, le prime partite saranno un po' complicate. Sono complicate perché non sembra, ma 6 mesi in attività con l'incapacità di poter formare delle formazioni anche legate agli ultimi mesi, che sono legati a dei valori che sono maggiore o meno di alcuni giocatori, io credo che per un certo periodo, per qualche partita ancora, ci sarà un po' da lavorare. Ci sono dei cantieri aperti, credo sia per noi che per le altre squadre. Venire a giocare al Mari non è mai facile e l'ha dimostrato, la partita è stata aperta su tutti e due i fronti, con una predominanza magari iniziale del Legnano, noi abbiamo poi preso le misure. La verità è che sono venuti fuori, secondo me, due gol quando potevano venire fuori molti altri gol su azioni molto più ben giocate e quant'altro. Quindi, però sostanzialmente il risultato credo che sia giusto. Per noi la partita ha anche un sapore particolare perché dall'altra parte c'era mezzo Legnano con l'ex capitano Foglia, con Marco Bianchi, che è stata la bandiera lilla, quindi abbiamo avuto questo sentimento un po' particolare, Manuel Pavesi, poi è entrato Gobbi, poi Guardi, noi, io sono già l'anno scorso da Arconate, vengo da Lecco, dalla Pro Patria, quindi da realtà differenti. Arconate è una realtà, credo la conosciate tutti, è un piccolo paesino, ha questa grossa volontà di tenere una squadra in Serie D e credo che in questi ultimi anni lo stia facendo molto bene, in maniera oculata. È difficile, perché comunque è difficile. L'anno scorso, prima che terminasse il campionato, sapete tutti che eravamo in una posizione ottima di classifica, non è stato facile tenere alcuni giocatori, altri sono arrivati. Noi sì, abbiamo pescato da Legnano perché comunque Legnano aveva dei forti giocatori. Spero che loro possano dare, l'hanno già fatto vedere oggi, molto. È un piccolo derby perché sono molto vicini, Legnano ha tradizione, magari l'Arconate riuscirà ad essere quel brutto anatroccolo che poi diventa un cigno, speriamo. Che ambizioni avete quest'anno? Credo che le ambizioni si potranno, secondo me, dire, ve lo dicevo prima, a metà del campionato, perché, ripeto, secondo me, fino al prossimo mercato molte squadre rientrano sul mercato, faranno delle valutazioni, non si capisce ancora per quanto tempo una squadra possa giocare, guardate che fermarsi per poi rigiocare una partita per il coronavirus contatto non sarà semplice, perché ci sono squadre che devono giocare domenica, mercoledì, domenica, anticipo del sabato, eccetera. Quindi secondo me è veramente un po' complicato. Bisogna giocare partita per partita. Noi su questa partita ci siamo applicati, ma ci siamo applicati come in tutte le altre partite che abbiamo fatto l'anno scorso e faremo quest'anno. È ovvio che la qualità del blasone che portano i Lilla ti impegna a dover fare una prestazione valida. Tra l'altro due partite già sospese oggi, quindi non si sa dove siamo La finiti. problematica è notevole, indubbiamente notevole, anche perché poi riuscire a programmare per coloro che adesso hanno rinviato la partita, credo dovranno fare 4 partite in 12 giorni, quindi è abbastanza complicato. Credo che le rose potrebbero anche essere più numerose, fra infortuni, fra anche possibili lockdown locali, no? Dello spogliatoio. Non è semplice, è un campionato veramente diverso. Lo è stato interrotto in una certa maniera quello precedente, e questo è difficile fare una programmazione. Quindi, veramente, bisogna lavorare giorno per giorno, tenere alta la concentrazione. Nell'eventualità. Non c'è dubbio, bisogna riuscire anche a capire quanti tamponi dobbiamo fare. Se dobbiamo farlo ogni volta, una volta alla settimana, 2 giorni prima della partita, ancora un po' complicato. Credo che siamo anche, io lo dico serenamente, però sono dei costi molto elevati per
sono metà delle quali serie A, B e C, figuriamoci una serie D, che magari come noi, dico, Legnano eccetera, come noi, ha una realtà indubbiamente differente. La situazione di Arconate, come dicevo prima, è proprio una questione familiare, è piacevole, dà un valore magari a dei ragazzi che vogliono andare ancora a qualche cosa, in Meridiano, in Foglio, quindi ben vengano ancora realtà di questo genere e sono orgoglioso di poterne far parte. Io ho una domanda, allora sono d'accordissimo con Roberto perché ho giocato anche ad Arconate, conosco l'ambiente ed è molto bello, però quanto sarà importante magari avere anche un luogo di casa, uno stadio tutto vostro per poter magari risolvere problemi legati a trasferta, visto che non avete ancora... Proprio manca quello per portare magari un progetto a una spanna in più. Su questo posso anche io essere d'accordo. Non è purtroppo compito dei tecnici fare questa valutazione, questa programmazione, eccetera. La realtà che Arconate ha sul suo campo l'abbiamo poi spostata a Busto Garolfo, quindi un po' la nostra casa. L'anno scorso eravamo in un condominio, nel senso che dovevamo condividere gli spazi con Milano City, quest'anno li condividiamo solamente con le giovanili della Bustese. Quindi quella diventa effettivamente una piccola nostra casa. Indubbiamente, se ci fosse la possibilità di svolgere ad Arconate e alzare il nome e il livello ad Arconate, questo noi lo facciamo in campo, cerchiamo di farlo in campo. Se questo potrà poi dare una mano ad alzare il livello strutturale, meglio ancora.